si parte con i padroni di casa ad andare con il primo possesso. Rimessa laterale in zona offensiva per l'Acqua e Sapone, sul pallone Gabriel Lima, lo scarico Murillo e il sinistro, l'Acqua e Sapone va in vantaggio subito, 24 secondi, l'assist di Gabriel Lima, il sinistro del capitano non lascia scampo a Litvinenko, Erapak Krudim 0, Acqua e Sapone 1, il sigillo di Murillo. Pagatini calcerà con il sinistro, arriva il fischio degli arbitri. Pagatini, il sinistro, la para Mammarella, in estirata, grande Stefano, dice di no a Pagatini, ancora Bertone, ancora Lima, c'è campo, Avecino, cercava Lima, la deviazione di Pagatini, per poco non provoca l'autorete, ma è attentissimo Litvinenko. Bertoni intercetta il pallone, un contatto, si può giocare, buono il break, 3 contro 1, attenzione all'Acqua e Sapone, Coco per Calderoli, ancora Coco, il sinistro, incredibile, poi Bertoni, no! Sembrava un gol fatto, hanno addirittura spostato la porta! Acqua e Sapone che dopo il primo tempo è avanti 2-0 grazie ai gol del capitano Murillo e di Edgar Bertoni, che si è ripetuto dopo il gol realizzato ieri contro il Kairat Almaty. Angolo per i campioni d'Italia sul pallone Luciano Avecino. Il cambio fronte, c'è il gol del 3-0, eccolo qui, c'è stata una deviazione forse dello stesso Litvinenko. Quel che più conta è che l'Acqua e Sapone trova il terzo gol al minuto 5:13, rivediamo l'angolo di Avellino con la schiena, il numero 18 Slovacek, giocare meglio questa situazione. Attenzione a Max, il sinistro, Mammarella la tiene, Ercolessi prova il cambio fronte, buono il tocco di Ercolessi, qui il destro per un attimo, poi Calderoli, il sinistro dalla distanza, lo scarico su Mammarella, 1:40 alla fine, Mammarella la alza per Di Oliveira, va via bene Di Oliveira con una magia, Di Oliveira, il tocco per Bertoni, si è salvata l'Erapak Krudim, 3 secondi alla fine, è finita e si è conclusa con la vittoria per 3-0 dell'Acqua e Sapone Unigross sull'Erapak Krudim.